Il calcio svolge un ruolo importante nella prevenzione e nel trattamento dell'ostosarcopenia. Se ne è parlato a Milano nel corso di un convegno sull'interazione endocrino-metabolica tra osso e muscolo scheletrico, patrocinato dalla Società Italiana di Endocrinologia. Chiediamo un approfondimento al dottor Fabio Massimo Olivieri. Ci dà una sintetica definizione dell'osteosarcopenia? Ci aiuta a conoscere meglio questa condizione clinica? L'osteosarcopenia è una condizione frequente nel paziente anziano che associa due patologie, l'osteoporosi, cioè la riduzione della massa ossea, e la riduzione del volume della forza muscolare, cioè la sarcopenia. È una condizione quindi che facilita la caduta e quindi di conseguenza anche la frattura. Qual è il ruolo del calcio nell'osteosarcopenia? Il ruolo del calcio nell'osteosarcopenia non è diretto. Il calcio è un nutriente come la vitamina D, come il fosforo, come il magnesio, come molti altri minerali e ormoni che costituiscono il nostro organismo. Ed è quindi svolge un ruolo fondamentale in modo indiretto perché tutela l'osso, la massa ossea. L'osso è costituito per il 99% da cristalli di idrossia apatite di calcio e rappresenta una fonte fondamentale per l'apparato neuromuscolare, quindi la trasmissione dell'impulso nervoso e la contrazione muscolare. Il ruolo quindi indiretto, nel senso che una sua carenza testimonia uno stato nutrizionale carente, di conseguenza anche carente non solo dell'elemento calcio, ma anche di altri minerali che sono fondamentali per la contrazione muscolare, per il mantenimento del volume e della forza dell'apparato muscolare scheletrico. Quanto calcio bisogna assumere per prevenire e trattare l'ostosarcopenia? Quotidianamente noi riassorbiamo calcio dall'osso e lo ridepositiamo. E questo turnover si chiama, questo rimaneggiamento, mette in gioco dai 300 ai 500 mg di calcio. Quindi noi dobbiamo fornire al cantiere che manutiene il nostro scheletro un adeguato apporto di mattoni, se mi si consente la metafora edilizia. Quindi questo calcio viene da una fonte esterna, se è disponibile, se non è l'organismo lo deve prendere dalla sua banca del calcio che è lo scheletro, impoverendolo quindi e portando a un'osteoporosi. Della fonte esterna bisogna però tenere conto che se si introduce una quantità definita di calcio non tutta questa è disponibile per i processi di rimaneggiamento, perché la maggior parte viene persa nell'apparato gastroenterico a livello fecale, una parte a livello della funzione emuntoria renale e quindi ce ne rimane poco a disposizione. Allora la domanda va girata in un altro senso, e cioè non è tanto quanto calcio bisogna dare, ma quanto calcio ci serve. Nelle condizioni attuali occidentali, dove prevale una dieta cosiddetta Western Diet, cioè iperproteica, ipersodica, la condizione è che si perde molto calcio con l'apparato urinario, perché c'è un eccesso di contenuto di sodio nella dieta, e si determina uno stato di attivazione della cellula osteoclastica, la cellula che riassorbe l'osso. In queste condizioni ci serve molto più calcio, però prima di introdurne il di più che serve, bisogna intervenire sullo stato alimentare per riportare una condizione fisiologica corretta di alimentazione e quindi evitare queste devianze di fatto che sono la dieta iperproteica e la dieta ipersodica. Ma i sali di calcio sono tutti uguali o ce n'è qualcuno da preferire e per quale motivo? Si usano da tempo due tipi di sali di calcio, il carbonato di calcio e il calcio citrato. Ambedue sono utili, vengono assorbiti e quindi sono fondamentali per l'equilibrio calcio-fosforo del nostro apparato muscolo-scheletrico. Il calcio citrato è più diffusibile del calcio carbonato e somministrabile prevalentemente a digiuno e non dopo i pasti, mentre il calcio carbonato si somministra dopo i pasti ed è anche maggiormente tollerabile. Quindi si può decidere in scienza e coscienza quale dei due somministrazioni siano meglio per il paziente che per il nostro paziente che ci sta davanti e per il quale noi dobbiamo quindi comportarci per poter far sì che ci sia un'aderenza massima alla terapia, perché il problema nei pazienti anziani è proprio la scarsa aderenza ai trattamenti che noi somministriamo.